Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Anglo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come poter realizzare ai ferri questo facilissimo punto, il punto tessuto. È molto compatto, bello e adatto ad essere utilizzato per quelle lavorazioni che richiedono una consistenza e uno spessore in più, come copertine, giacche, cardigan, eccetera. Non è un punto reversibile, in quanto ha una parte che va sul diritto e una parte che va sul rovescio. Però, volendo, entrambe le parti possono essere utilizzate perché comunque sono molto belle e particolari. Ripeto che è un punto facilissimo e inoltre il disegno si sviluppa solo su quattro ferri di andata e di ritorno. Bene, questo è il punto. Andiamo al tutorial e vediamo come si realizza. Allora, per realizzare questo punto non bisogna rispettare nessun multiplo, quindi avviare un tot numero di maglie. Allora, io ho avviato 15 maglie, 2 sono per il vivagno, la prima e l'ultima maglia. Allora, iniziamo a lavorare questo punto, questa lavorazione. Come vi ho detto prima, il disegno, il modulo si sviluppa su quattro ferri di andata e di ritorno. Io ho già avviato le mie maglie sui ferri. Poi, per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri, di come si lavora la maglia a diritta e la maglia a rovescio, ho fatto un tutorial a parte e giù nell'info box vi metto il link del video. Allora, il primo ferro lo andremo a lavorare tutto a diritto. La prima maglia è la maglia di vivagna, quindi la lavoro sempre a diritto e vado a lavorare a diritto tutte le restanti maglie del ferro. Quindi vado a lavorare una maglia a diritto in ogni maglia del ferro opposto. Lavoro la mia ultima maglia a diritto e lavoro il vivagno. Ho lavorato così il primo ferro. Ora dobbiamo lavorare il secondo. Il secondo ferro lo andremo a lavorare invece tutto a rovescio. La prima maglia la vado a lavorare a diritto e tutte le restanti maglie a rovescio. Quindi lavoriamo tutte le maglie al rovescio. Lavoro l'ultima maglia al rovescio e lavoro l'ultima maglia del ferro a diritto, la maglia di vivagno. Abbiamo così completato il primo e il secondo ferro della lavorazione. Ora inizieremo il terzo ferro. Il terzo ferro andiamo a lavorarlo in questo modo. Lavoro la maglia di vivagno e poi non devo fare altro che alternare una maglia a diritto con una maglia a rovescio. Così. Una maglia a diritto e una maglia a rovescio, un diritto e un rovescio per tutto il ferro. Quindi per tutto il terzo ferro dobbiamo alternare una maglia a diritto e una maglia a rovescio, un diritto e un rovescio. Un diritto e un rovescio e terminiamo con una maglia a diritto, la maglia di vivagno. Abbiamo in questo modo terminato anche il terzo ferro. Ora dobbiamo iniziare il quarto ferro, che poi sarebbe anche l'ultimo ferro del modulo. Allora, il quarto ferro, semplicissimo, non dobbiamo fare altro che lavorare le maglie così come si presentano. Allora, lavoro la mia prima maglia a diritto, la maglia di vivagno. Le maglie che si presentano a diritto le vado a lavorare a diritto, quella che si presenta al rovescio la vado a lavorare al rovescio.
Quindi anche in questo caso dobbiamo alternare un diritto e un rovescio così come si presentano. Un rovescio e un diritto. Un rovescio e un diritto. Di nuovo una maglia al rovescio e una maglia a diritto. Così. Una maglia al rovescio e una maglia a diritto. Una maglia al rovescio, un diritto. Una maglia al rovescio e termino con la maglia di vivagno a diritto. Abbiamo in questo modo completato il modulo, il disegno del nostro punto. Ora, una volta che siamo arrivati al quarto ferro, non dobbiamo fare altro che iniziare la lavorazione dal primo ferro. Quindi dobbiamo iniziare a lavorare di nuovo un ferro a diritto, un ferro a rovescio, poi dobbiamo alternare nel terzo ferro una maglia a diritto con una maglia a rovescio. Nel quarto ferro invece andremo a lavorare le maglie così come si presentano, le maglie a diritto le andremo a lavorare a diritto e le maglie a rovescio le andremo a lavorare a rovescio. Quindi non dobbiamo fare altro che ripetere sempre questi quattro ferri per tutto il resto della nostra lavorazione, tenendo sempre presente le maglie di vivagno, la prima e l'ultima maglia del ferro. Bene, io vado un po' avanti con la mia lavorazione e poi vi farò vedere un po' il disegno così come viene. Andiamo avanti e ci vediamo arrivati a un tot di centimetri. Bene, ed ecco che ho lavorato per un po' di centimetri appunto tessuto e questo è il risultato. Vedete? È semplicissimo, però è di grande effetto. È un bellissimo punto, molto compatto, ideale appunto come vi ho detto prima per realizzare copertine, cardigan, ma anche delle bellissime giacche. Quindi io lo trovo un punto apertamente per realizzare cavi invernali. Allora, una volta che ho terminato il mio campioncino, qualcuno mi ha chiesto anche di far vedere come chiudere le maglie sui ferri. Allora, io le chiudo in questo modo. Lavoro la prima maglia a diritto, lavoro anche la seconda e vado ad accavallare la prima maglia sulla seconda maglia senza tirare il filo. Dobbiamo farlo in modo molto morbido. Io per quanto riguarda la chiusura delle maglie, già ve l'ho fatto vedere in alcuni altri tutorial, però magari per chi mi sta seguendo per la prima volta, lo dimostro di nuovo. Di nuovo lavoro una maglia a diritto e la vado ad accavallare. Così. Mi raccomando, facciamo questo lavoro senza tirare il filo, lavorando sempre un punto a diritto e andiamo sempre ad accavallare la maglia sulla maglia che abbiamo appena lavorato. Così. Possiamo anche farlo con il ferro, vedete, possiamo la cavallata, la possiamo fare anche così, se riuscite. Altrimenti tranquillamente potete accavallarla così con le dita. Ecco, e andiamo a chiudere in questo modo tutte le maglie. Così. Chiudo la penultima maglia, chiudo l'ultima maglia a cavallo staglio il filo, tolgo il ferro e faccio passare il filo, la codina attraverso la solina in modo tale da poter chiudere bene ed assicurarci bene il lavoro. Vedete? E così abbiamo visto anche come chiudere le maglie sui ferri. Bene,
Questo è il mio tutorial di questo punto. Spero di avervi dato qualche idea in più per poter realizzare qualche vostro progetto. Spero tanto che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Io vi invito, per chi non l'ha ancora fatto, a iscriversi al mio canale, ad attivare la campanella così da poter essere sempre aggiornati su nuovi video. Lasciatemi un commento giù nella sezione commenti se avete qualche domanda. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!